Cristo è risorto. Alleluia, alleluia. Cari fratelli e sorelle, e come non far esplodere la gioia del nostro cuore e della nostra vita? Oggi, in questo giorno, nel quale accogliamo l'annuncio più grande, la parola di Dio più eloquente, che Dio ha detto al mondo in Gesù crocifisso, nel suo silenzio muto, morto sulla croce, Dio fa parlare questo silenzio. Lì, muto, crocifisso, morto sulla croce, in questo silenzio Dio parla e dice: vi amo, io sono l'amore, per voi sono amore, solo amore. E perciò i cuori degli esseri umani che sanno aprire gli occhi credendo davanti a questo mistero, a questa epifania d'amore, questi cuori cantano, cantano la gioia, sono inondati dal canto, come questa notte. La prima cosa che abbiamo fatto, appena arrivati in questa chiesa, processionalmente, dopo aver dichiarato che Gesù è risorto, lo abbiamo fatto con il canto e abbiamo cantato l'Exultet. Ecco, in questa notte, ecco la notte in cui Gesù è risorto dai morti. Ha ben detto Papa Francesco: il Vangelo è gioia, per cui si può comunicare solo nella gioia, gioiosamente. È una gioia nello scoprire, guardando Dio come in uno specchio, chi siamo noi. Gesù è risorto. L'augurio sia che ci immergiamo in questa potenza e diventiamo tutti amore, perché tutti possano ricevere l'amore di Dio, non il nostro, di Dio, ed essere acquietati, cioè felici, gioiosi di esistere. Così sia.